presentata all'Aurum di Pescara la ristampa di Risate e Sospire, un'edizione nuovissima curata da Tabula Fati, con un lavoro straordinario di recupero che vede la pubblicazione di tante poesie inedite trovate nel fondo del famoso poeta abruzzese Lamberto De Carolis. Una bellissima iniziativa, la riedizione del libro di mio nonno, un libro di poesie in dialetto che racconta tanti personaggi e tante situazioni della nostra regione. È chiaro che per me appunto sono fiero di questo libro del nonno, ma è un libro che è consigliabile a tutti perché davvero incontra il gusto di chiunque, è un libro che racconta la nostra regione bene, l'animo della nostra regione, i personaggi della nostra regione nella loro essenza, e quindi è un libro davvero da avere, un bel regalo di Natale, ecco. Lamberto De Carolis è una delle voci più importanti, fra i 10 autori più importanti della poesia dialettale abruzzese, quindi la ripubblicazione di quest'opera era assolutamente necessaria, perché non è solo una mera riedizione, ma qui ci sono anche dei contributi inediti e nuovi, quindi è un libro nuovo, un libro importante che fa parte della storia della letteratura dialettale abruzzese. Dobbiamo anche ringraziare il compianto Vito Maretti che ha curato questa nuova edizione e che sicuramente sarà una pietra importante, perché i giovani hanno bisogno di conoscere la storia della nostra letteratura regionale. Io mi sono portato la tradizione dell'Abruzzo nei racconti di mio nonno, i personaggi dell'Abruzzo, ma come mio nonno, che era un avanguardista, una persona che guardava sempre oltre, non ho dimenticato dove sono partito, ma non ho neanche scordato dove volevo arrivare, che è un po' quello che è stato anche mio nonno, cioè partire dall'Abruzzo per esportare l'Abruzzo nel mondo, i tanti bei valori della nostra regione. Negli studi universitari, ma anche in tante altre manifestazioni, si è finalmente riconosciuta la lingua invernacola, una lingua vera e importante al pari di quella d'italiano, perché la lingua dialettale non è una degenerazione della lingua italiana, ma precede la lingua italiana, quindi passando direttamente dal latino, poi attraverso le varie invasioni si è strutturata in una lingua locale.